bambini! Buongiorno! Come state? Com'è andata la vostra settimana? La mia devo dire che è andata piuttosto bene. C'era il sole e così ho approfittato per scendere in giardino e raccogliere le margherite e fare tanti bei mazzolini di fiori. Che bello! Hai fatto con i bambini? Sì! Che bello! E tu? Anch'io ho approfittato del sole e ho fatto un po' di giardinaggio. Ho pulito tutte le aiuole. Bene, brava, ti sei data da fare. Sì, sì, questa settimana ho lavorato. Brava. Ma oggi c'è una novità. Eh sì. Abbiamo delle mascherine nuove, apposta per l'occasione. Sì, sì. Infatti ne ho fatta fare una apposta da mia mamma e questa ha praticamente, non so se si vedono, tanti cuoricini azzurri. È molto bella. Grazie. Anch'io ho fatto fare una mascherina dalla mamma di una mia amica ed è rossa con i pois bianchi. Molto bella. Grazie. Ma non perdiamo tempo, Nicole. Sono sicura che i nostri bambini avranno voglia di ascoltare le avventure di Kiko e Nanà. Sicuramente non le nostre. Assolutamente no. Chissà cosa ci hanno portato questa settimana. Chissà che cosa hanno in serbo per noi oggi. Cosa dite? Andiamo a scoprirlo? Siete pronti? Andiamo? Via! Ciao amici, come state? Avete per caso controllato se a casa vostra, magari nel vostro bagno, c'è un tubetto di crema di zio Andrea? Beh, quando sarà tutto finito, ci piacerebbe proprio tornare a trovarlo, magari con mamma e papà. Oh, ma amici, abbiamo una cosa da raccontarvi. Non immaginerete mai che cosa ci è successo la scorsa settimana. L'altro giorno ce ne stavamo tranquilli tranquilli in cucina a giocare con i Lego e a disegnare, quando a un certo punto qualcosa è venuto a sbattere sulla nostra finestra. Abbiamo urlato così forte che la mamma dalla cantina è corsa su per vedere cosa mai fosse successo. Beh, dopo esserci calmati, abbiamo raccontato alla mamma che qualcosa era andato a sbattere contro la finestra, ma non sapevamo che cosa fosse. Non avevamo nemmeno il coraggio di guardare giù dalla finestra. Così la mamma, piano piano, ha aperto la finestra e ha guardato giù. Ma non c'era niente in giardino. Così abbiamo deciso di scendere. E una volta arrivati in giardino, dietro al cespuglio di lamponi, abbiamo visto che qualcosa si muoveva. Noi siamo rientrati in casa correndo. Avevamo troppa paura. Mentre la mamma, che noi guardavamo dalla finestra, avanzava vicino al cespuglio. Si stava avvicinando sempre di più, sempre di più, fino a che non arrivò proprio vicino alla creatura misteriosa. La mamma si sporse dietro il cespuglio e ne uscì con uccellino che aveva l'ala spezzata. La mamma allora è corsa subito in casa a prendere delle garze per potergliela medicare. Dopo averlo medicato per bene, lo ha messo nella casetta degli uccellini che papà lo scorso anno ha costruito. Lo ha messo delicatamente su un bel batuffolo di cotone morbido. Era così spaventato, poverino. Quando poi è rientrata, ci ha detto che l'uccellino rimarrà un po' con noi, almeno finché l'ala non guarisce. Volevamo uscire per fare amicizia, ma visto che non potevamo, abbiamo pensato di salire in salotto. Abbiamo aperto la finestra e abbiamo iniziato a chiamarlo. Ehi, yuhu, ci senti? Dopo un po', l'uccellino ha sentito la nostra voce e si è accorto che noi lo stavamo chiamando. E così abbiamo iniziato a parlare. Sapete, l'uccellino si chiama Luigino e stava tornando a casa per l'estate. Pensate, tornava a casa dall'Africa. Ci ha raccontato che erano giorni che volava ed era così stanco che non si è accorto della nostra finestra. E sbam! L'ha presa in pieno. Luigino ci ha raccontato che era felicissimo di rivedere il bosco incantato, che gli era mancato molto, soprattutto la sua aria fresca e l'acqua limpida e scintillante.
Ci ha raccontato che ogni anno la sua rotta per rientrare a casa cambia e quindi ogni anno ha la possibilità di vedere nuovi paesaggi o rivedere posti in cui è già stato e soprattutto gli permette di incontrare nuovi amici o rivederne di vecchi. Pensate, quest'anno è passato anche sul deserto del Sahara, un posto caldissimo e con pochissima acqua. Ci ha raccontato che è pieno di sabbia e ogni tanto in questa distesa enorme ci ha raccontato che si possono trovare anche delle oasi, che sono dei posti magnifici, meravigliosi, pieni di palme, di alberi e di acqua, che sembrano quasi, come dire, surreali in mezzo a tutta questa sabbia. In una di queste ci ha raccontato che un giorno ha incontrato il suo vecchio amico Antonello, un cammello grandissimo, mentre faceva scorta di acqua e di cibo. Perché, pensate, ci ha raccontato che i cammelli raccolgono nelle due gobbe che hanno sulla schiena tutto l'acqua che gli serve per poter stare in un posto così caldo. E poi ci ha detto che ha incontrato anche un nuovo amico, uno scorpione, che ha detto che si chiama Gedeone. Dopo aver salutato i suoi nuovi amici, è ripartito e ha volato ininterrottamente fino ad arrivare al Golfo di Napoli, dove ha ritrovato il suo amico Gennarino, un delfino. Qui, sapete, i tramonti sono splendidi e c'è sempre un profumo di pizza. Qui ha trascorso alcuni giorni e durante questi è andato nei posti che ama di più del Golfo di Napoli. E sono il chiostro di Santa Chiara, con le sue splendide maioliche. Dovete andare a vedere qualche foto, bambini, è bellissimo. Il grande e imponente Vesuvio, sempre magico. Pompei ed Ercolano, due meraviglie senza tempo. Il Palazzo Reale, un tempo la casa dei re borbonici. E poi la sera andava a dormire a Castel dell'Ovo, un castello bellissimo che si affaccia sul Golfo di Napoli. Così poteva essere un po' più vicino anche al suo amico Gennarino. Poi Luigino è ripartito alla volta di Parigi e qui ha potuto riposarsi per alcuni giorni, durante i quali ha incontrato Jean, il suo vecchio amico parigino, un galletto molto carino e simpatico. Insieme hanno potuto visitare la città e soprattutto sono andati sulla Tour Eiffel, la torre più bella e più alta di Parigi. Pensate che ci ha raccontato che è alta ben 312 metri e prende il nome da uno dei suoi costruttori, l'ingegnere Gustave Eiffel. Inoltre hanno mangiato le baguette, un pane lunghissimo e buonissimo che i parigini portano in giro mettendolo sotto il braccio. E poi hanno fatto anche un bellissimo tour, appollaiati su un battello sulla Senna, il fiume principale di Parigi. E finalmente è arrivato al Bosco Incantato. Non sa però se si trova a est, a ovest, a nord o a sud di Parigi. Sa solo che quando ha ripreso il volo, le sue ali andavano da sole, conoscevano già la strada. Ci ha detto così che non saprebbe indicarci sul mappamondo dove si trova precisamente il Bosco Incantato, forse perché è un posto magico. Che bello, quanti posti meravigliosi e quanti amici ha conosciuto e rivisto. Adesso però la mamma ci ha detto di lasciarlo riposare perché è stanco e ha bisogno di dormire. Tanto finché Lala non sarà guarita rimarrà con noi e così potremo sentire altri dei suoi magnifici racconti. Ma anche a voi è capitato di aiutare qualche animaletto in difficoltà? Se vi va, mandateci pure una foto o un disegno, così possiamo anche noi ascoltare i vostri racconti. Un grandissimo abbraccio, amici, e alla prossima avventura!